capire come chiamare questa vittoria, visto che l'altra volta il pacchino era pareggiato, la vittoria è arrivata, bene, bellissima vittoria, quindi insomma c'è di che essere soddisfatto. No, benissimo, io sapevamo che insomma i ragazzi avevano fatto la prestazione come l'hanno fatta Forlì, quindi mettere in campo e ho detto facciamo quello che abbiamo sempre fatto e faremo bene sicuramente quello che è successo. Se avevi preso paura a Forlì dopo hai detto i primi 3-4 gol sbagliati, dopo le tre traverse cosa hai pensato stasera? Ho toccato l'intoccabile. Sì, un po' sono ritornato, ho detto, però no, non può essere due volte di setto, anche per i grandi numeri. No, poi insomma ero... Se, finché non fai gol è sempre un po'... Però ero tranquillo perché la squadra, già dal riscaldamento la vedevi che era sul pezzo, era concentrata e voleva fare la partita e vincere. Così ha fatto, che insomma, credo che non sia quasi mai stato in discussione non solo il risultato ma anche il dominio del palo sulla partita, sul gioco. Sì, loro poi sono è una squadra che al di là della classifica che c'hanno comunque era tonica, non è, avevano anche un buon palleggio, cioè girare bene la palla, però noi siamo stati tranquilli, insomma non siamo fatti prendere anche dalla frenesia, insomma la squadra esperta, abbiamo portato a casa questa vittoria. Mario, la classifica è migliorata, no? Mi sono sentito il bilan pareggiato, mi sono mai guadagnato con due punti sui rivali. Sì, sì, ma come ho detto l'altro giorno, sì, no, è importante perché insomma sarebbe da ipocriti dire che non la guardiamo la classifica, però ripeto, noi dobbiamo pensare a fare noi i punti, perché se no facciamo i conti di quello, se quello fa così, dopo non facciamo noi i punti non si va in nessuna parte. Noi dobbiamo fare i nostri punti e vedremo cosa succederà insomma. Qualche indicazione di Brevi è arrivata durante la partita o possiamo dire che è tutta farina del tuo sacco questa vittoria? Questo è un lavoro di 6 mesi, non è che oggi è successo che uno si è inventato, no? La squadra ormai sa come deve giocare, il mister gli aveva già spiegato durante la settimana e anche prima, quindi il ritiro, quindi sono ragazzi seri che sanno quello che ogni campo ci dobbiamo fare. Insomma. Io ho mosso un po' le braccia e basta. Diciamo, teniamo calmo l'arbitro e il guardialinea. Anzi, mi ha ringraziato per la collaborazione alla fine. Ecco, per bloccarla comunque ci ha voluto una giocata individuale, averne dei giocatori come Neto che in mezzo tra i difensori chiamano la partita in questo modo, poi è stato un po' tutto più facile. È così. Ma il calcio è questo, cioè nelle partite un po' chiuse ci deve essere un po' la qualità e noi la qualità ce l'abbiamo, è giusto che insomma, ci dia i frutti, anche se no prenderemo tutti i corridori e basta. No, io sappiamo che abbiamo giocatori importanti, giocatori di qualità che nei momenti un po' di difficoltà devono tirarci fuori qualcosa, insomma. Ma questo è il bello del calcio, se no se il calcio fosse due tattiche e corsa, no? Sarebbe un po' triste. No, cioè, fa piacere di segnare con la squadra vince. Quando arriva i 3 punti, come è andata oggi, quindi sono contento. Però sei sempre l'uomo della carica, va al centrocampo, recupera pallone, insomma, ci vorrà che uno che dia l'esempio. Penso che lo facciano tutti. Lo facciamo. Questo è lo spirito che dobbiamo mettere sempre. Questa è la strada, diciamo. È una partita complicata, magari la vigilia, perché ti aspetti sempre questa squadra qui, come la settimana scorsa magari che sia, ma invece insomma, quindi la prima mezz'ora perché avete preso 3 traverse, però loro saranno difesi. Sì, ma mettiamoci in testa perché da qui alla fine saranno tutte partite così, tutte difficili, perché non sarà facile affrontare nessuna squadra, quindi penso che quello più importante è che abbiamo tenuto testa anche nel momento che c'era un pochino di soffrire,
ripeto, siamo sulla strada giusta, diciamo. Ecco, già che ha accorciato un po' in classifica. Esatto, e quelli che erano, stimavamo anche, perché sapevamo che quanto è importante di stare da vicino a quella di sopra. Ah, sì, adesso magari la classifica è inutile, se non la guardo, però insomma qualche conto si comincia a fare. Bisogna fare, perché sappiamo che sei stanchi dopo è dura riprendere, quindi fortunatamente scusa abbiamo fatto un passo falso e quindi oggi bisognava subito prendere avanti. So che sei abituato, ma quando sei uscito siamo la standing ovation, fa sempre piacere. Ah, certo, è sempre un piacere sapere non lo so, vediamo dopo. C'è un affetto e quindi una stima anche. Non sono diciamo entrato nel mezzo. Grazie. Sì. Beh, bisogna sconfiggere. Ah, pensavo di essere bravo. Infatti hanno dato gol a lui perché sì. Era... Ah, l'hai sentito dalla... Eh sì, oppure ho fatto segno, no, ho fatto io. Cioè, non è che faccio così tanti gol quando lo faccio... È stata una cappelletti dello speaker. Abbastanza. Vabbè, dai. Però dai, dopo si è corretto, quindi... Meno male. Vabbè, una bella situazione, chiusa la partita. Sì, dai, poi penso che a parte la soddisfazione personale, la partita l'avevamo abbastanza in mano, avevamo fatto gol, sicuramente è stato bello. Non c'era grande lavoro in difesa, anche se sono quelle partite ostiche, appena ti scappa l'uomo, una brutta serata. Sì, in queste partite si riescono a dare di concentrazione. Noi comunque da difensori è sempre tutto per il gol, quindi si deve cercare di stare sempre con l'attenzione del 100% e abbiamo rischiato qualche palla vagante in area, però alla fine è andata bene, siamo contenti anche di non aver subito gol. È importante tornare a vincere. Sì, sicuramente anche la luce del risultato di Venezia che ha giocato con Parma alle 2:30. Stiamo sempre a guardare indietro, direi che peccato se avessimo fatto il risultato così, adesso saremmo in un'altra posizione, però siamo contenti della prestazione del risultato di oggi davanti ai nostri tifosi in un giorno particolare, quindi da qui ripartiamo, ci siamo riavvicinati un pochettino e andiamo avanti, ci crediamo sempre. Grazie.